Buongiorno a tutti. Oggi voglio fare un'altra partita a Anacroni, è questo gioco che mi piace tantissimo, e voglio fare la partita contro il Chronobot 2.0, cioè la versione che è uscita con l'espansione Fracture of Time, che ha cambiato qualche meccanica e qualche caratteristica. Vi mostro già la plancia del Chronobot, eccolo qua, questa è la meravigliosa plancia del Chronobot e vediamo quello che è cambiato. Innanzitutto non c'è più il tragitto o la traccia della morale, che era quella che veniva pagata attraverso l'acqua quando in qualche modo il Chronobot richiamava e svegliava i suoi lavoratori. Non avendo lavoratori all'interno degli esoscheletri, l'intelligenza artificiale non ha più bisogno quindi di umani e giustamente mi sembra un ottimo logico miglioramento. Quindi non c'è più il tracciato che era qui in alto, mi sembra, del morale degli uomini, rimane il tracciato dei viaggi nel tempo, perché il Chronobot manda anche i suoi viaggiatori avanti e indietro nel tempo. Hanno tolto poi anche completamente trasformato tutta la serie di azioni. Hanno dovuto togliere quindi l'azione che ha svegliato e che svegliava o motivava, diciamo così, i lavoratori e hanno tolto quindi dal dado il numero 1 e il numero 6, che erano i due elementi in basso. E hanno messo le azioni, hanno implementato le azioni in queste 12 azioni. Sono solo 12 quelli che faranno le azioni. Il numero 3 farà queste azioni, hanno tolto l'1 e il 6, il 2, 3, 4 e 5 sono rimasti solo 4 numeri, quindi il numero 3 continuerà a fare queste azioni che sono due azioni di costruzione, l'azione di viaggi nel tempo e l'azione di pulizia dalle anomalie, mentre il 2, il 3, il 2, il 4 e il 5 faranno questi viaggi continui nel quale hanno aggiunto l'azione che può anche essere evitata in una, diciamo così, implementazione della difficoltà, ma può essere anche aumentata da questo elemento, nel quale quando esce questo elemento il bot non fa assolutamente nulla. Questi sono gli unici cambiamenti che hanno fatto, ma ovviamente la meccanica è cambiata e per poter fare questo, adesso vedo di piazzare questo Chronobot senza distruggere tutto. Ok, ce l'ho fatta, credo. Ok, metto su il suo elemento, rimane sempre la produzione di superprogetti che da 2 sono passati a 3, come pure sempre sono 3 il numero massimo di edifici che potrà costruire il bot, come 3 sono pure anche gli elementi di anomalie che può essere preso dal bot. Per fare questo hanno cambiato il dado lasciando una faccia col 2 e col 5, ma la faccia del 3 e la faccia del 4 le hanno raddoppiate. Quindi è molto più probabile che esca il 3 e il 4 in questo circolo, quindi il 3 farà tantissime di queste operazioni. Quindi sarà estremamente interessante vedere come funziona il bot. È diverso dal primo, è ugualmente, oggettivamente, onestamente, difficile. Poi vediamo cos'altro mettere in campo. Allora, quello che ho scelto io, quello che ho la fazione che ho scelto io è un'altra delle quattro fazioni che esce con il gioco originale, perché c'è una quinta che è una espansione. Questo è il sentiero del dominio. A differenza dell'armonia e della pace che l'altra fazione ricercava, qui randellano di brutto. Infatti, vedete che parte con 4 unità di potere e nella sua plancia ne ha 3 libere disponibili, 3 che possono essere acquisite solo ed esclusivamente con questi token, i token dell'unità di potenziamento degli esoscheletri. Quindi questo è il sentiero del dominio. Per poter fare tra le due facce ho scelto questa, per poter fare l'evacuazione dopo l'impatto avrà bisogno di 3 fabbriche e daranno 5 punti. In più, come punteggio finale, la combo titanio ingegnere sarà necessaria per avere 2 punti per ogni combo che verrà fatta. Ho scelto il lato A, il lato B cambiava decisamente poco, ma quello che
sono le risorse originali, vedrete le risorse di partenza, vedrete che il loro problema numero uno è il problema dell'acqua. Tanto erano forti il sentiero dell'armonia con le risorse acquatiche, con la vita, perché vivevano in armonia con le risorse intorno a loro, tanto è difficile invece per il sentiero della dominazione e del dominio. Sono molto forti nell'uscire a controllare, ma sono estremamente deboli in acqua. Tanto è vero che quando non coprirò gli spazi dei miei bot, dei miei esoscheletri, non prenderanno nessuna forma di beneficio dell'acqua. Vedete? Non prenderanno nessuna acqua. Quindi, se io non riempio con i miei esoscheletri tutte le aree, non avrò acqua. E questo è oggettivamente un limite per questa fazione, che è molto forte nel portare fuori all'inizio specialmente gli esoscheletri, ma bisogna fare in modo di guadagnare token, potere assolutamente e acqua attraverso la produzione dei life support system, i sistemi di supporto alla vita, che sono quelli che producono di fatto acqua. Quindi sarà una sfida estremamente interessante. Ho provato una volta a giocare con questa fazione, l'ho trovata tosta. Partono con tre riserve di acqua, quindi poche, 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 due titanio, due uranio, un oro, quattro power up, due ingegneri, due scienziati svegli e un ingegnere addormentato. Ovviamente, dovendo prendere ingegneri, mi concentrerò sul numero degli ingegneri. E come leader della fazione ho scelto il Captain Wolf, che dà la possibilità durante il suo turno di scambiare in qualsiasi momento due acque per un power up e un power up per due acque. Quindi la speranza è di avere prodotti in città e quant'altro che in qualche modo possano potenziare e produrre ingegneri, acqua e sistemi di produzione delle unità. Quindi questo è il mio leader, questa è la plancia di gioco che ha sempre ovviamente il lato A, quello base uguale per tutti, e il lato B, e a me piace il lato B perché si differenzia l'uno dall'altro. Allora, che cosa mi dice che non prendo acqua? Ma l'azione, ad esempio, di risveglio dei miei personaggi può essere quella libera, invertendo il corso della morale, quindi risvegliandoli senza dover pagare acqua. Non è necessario mandare un lavoratore, come abbiamo visto per il sentiero dell'armonia l'ultima volta, non è necessario mandare un lavoratore qui. Basta coprire come azione libera per far avanzare la morale, e anche la richiesta di acqua non è esagerata e non è esosa. Quindi vedete che sono 4, massimo 5. Quindi priorità. Oltre a cercare di completare le tre fabbrichette che devo mettere sulla mia plancia per poter poi pot evacuare, dovrò lavorare tanto sul sistema di supporto alla vita che produce acqua. Questa è un pochino la strategia di questa fazione. Quindi metto i loro token di abilità gratuita, eccolo qua. Piazzo il simbolino viaggi nel tempo, piazzo il simbolino a metà del morale, vado a segnalare il primo round, prendo uno dei miei segnalini che indica il round nel quale sono. Per il resto il funzionamento del cronobot, non prendendo più acqua, quando non può fare nessun tipo di azione, il cronobot di fatto si ferma e prende un punto vittoria. Questo non prende più acqua perché non farà più l'azione del morale, di reclutamento, di risveglio, di motivazione dei propri lavoratori. I paradossi funzionano nello stesso modo e di fatto più o meno questo è ciò che serve. Di nuovo, questo è lo spazio che hanno ricavato per mettere tutti i token per fare i breakthrough e i super progetti, ma lo vedremo avanzando nella partita. Ho preso 7 progetti fra quelli casuali e ho usato sempre la scatola base per fare questo. Quindi il bot parte sempre come primo giocatore. Credo che sfrutterò tantissimo questa opzione io. Mandare i miei bot qui con scienziati possibilmente per prendere acqua.
Questo un pochino è quello che potrebbe essere una delle mie strategie. O metto in funzione i sistemi di supporto alla vita o mando periodicamente, costantemente, uomini qui, scambiando poi neutroni o qui per fare scambi con i nomadi al mercato dei nomadi per prendere power up. Allora, andiamo con... Non sto qui ovviamente a rispiegare le regole perché le regole di funzionamento potete vederle nel primo video che ho fatto. Quindi... Andiamo avanti e partiamo anzi con la partita. Prima di tutto devo prendere almeno le mie risorse iniziali. Quindi mi prendo le mie tre acque, i miei due titanio, i miei due uranio e il mio oro. Non parto con neutronio di partenza. Mi serve avere un po' di titanio alla fine, quindi avanzarmi un po' di titanio e ingegneri, ma questo è un discorso un po' più a lungo termine. Poi vado a preparare i miei lavoratori. Prima di tutto un ingegnere bello bello addormentato, e quindi me lo metto qui, che deve essere spinto e motivato. Poi ho due scienziati e due ingegneri che partono nel mio svegli, motivati e pronti a partire. Quindi quello che farò sarà sicuramente prendere quattro esoscheletri inizialmente. Ok. Ho preso tutte le mie risorse necessarie, mi servono per ultimo le 4 unità di potenziamento degli esoscheletri, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi per qualche turno potrei essere abbastanza tranquillo iniziando. Poi andiamo a mescolare le carte ovviamente per fare l'azione di preparazione dei materiali, ho già messo uranio, oro e titanio che mi servirà particolarmente. Questi sono i lavoratori, avrò a disposizione uno scienziato, un assistente e due geni. Quindi uno scienziato, un assistente, assistente, scienziato e due geni. Non ci sono ingegneri, che a me sono quelli che piacciono di più, ovviamente. Poi, tra l'altro, gli ingegneri quando vengono reclutati con la possibilità di prendere un'unità di potenziamento esoscheletro. Vado a mescolare queste che sono le carte delle risorse disponibili e vediamo in questo giro che abbiamo un neutronio, poi abbiamo un oro, un uranio e due titanio. Ok, questa è... Sto prendendo tutte le risorse, le mettiamo qui, questo va qui e andiamo a piazzare le risorse che sono necessarie, specialmente il neutronio. Neutronio non sarebbe male, anche un po' di titanio. Allora, ok, abbiamo piazzato tutto il setup, abbiamo fatto ovviamente la fase di preparazione, abbiamo rifillato la miniera, reclutato tutto il pool dei lavoratori. Bisogna rivelare i super progetti e vediamo che cosa succede. Allora, questo è un super progetto estremamente interessante, il turismo temporale, che permette come azione gratuita di fare un viaggio nel tempo all'indietro di tre. Molto interessante. Ha bisogno un triangolo con il tempo, ovviamente, oppure un quadrato o un cerchio di qualsiasi misura, tre acque, un neutronio e tre titani. Mi evita di costruire l'azienda energetica, che sono quelle che ti fanno passare indietro nel tempo, e mi evita di usare un lavoratore. E mi dà 6 punti, insomma, non è male come progetto. Il secondo progetto, questo l'avevamo già visto prima, è che durante l'azione di mining, di estrazione mineraria, posso prendere una riserva tra titanio, oro o uranio in più. Costa 3 titani, devo sacrificare un ingegnere e un oro in più, anche il cerchiolino con il mirino. Va bene, questi sono i miei super progetti che ho rivelato e devo preparare ovviamente tutti gli edifici. Allora, andiamo con il primo edificio. Allora, ve lo metto giù e ve lo faccio vedere quali sono i primi edifici. Allora, questo mi dà la possibilità, è l'edificio, il laboratorio, che mi dà la possibilità di svegliare. Questo è buono, utilizzando un impiegato senza pagare acqua, svegliare i dipendenti. Non è male. Questo mi fa fare un viaggio indietro nel tempo, aumentando la potenza di queste carte. L'acqua, c'è questa qua che mi dà la possibilità,
Oh, questo lo voglio. Questo supporto mi utilizzando un lavoratore prendo tre acque oppure due acque gratuiti. Questo posso andare indietro, viaggiare nel tempo di tre caselle, questo di due caselle. Infine, nella fabbrichetta, allora, bene, un ingegnere e due risorse per prendere due power unit. Stessa cosa, un ingegnere per una risorsa, un ingegnere per una power unit. Devo costruire. Io le chiamo power unit perché viene dalla Formula 1, ma non so se si chiamano, come si chiamano, unità di potenziamento, esoscheletri. Adesso non mi viene in mente il nome, quindi prendiamo buono che io uso il power unit, mi piace tantissimo questo termine. Abbiamo fatto l'azione di preparazione, adesso normalmente ci sarebbe l'azione del paradossi, ma non essendoci ancora paradossi nelle nostre tiles di gioco, allora passiamo oltre. Andiamo quindi alla power up, l'azione nella quale io prendo i miei esoscheletri e li piazzo. Io originariamente di partenza ho tre slot per gli esoscheletri, eccoli qua. Guardate tra l'altro questi esoscheletri, ma quanto non sono meravigliosi. Questa è proprio una cosa spettacolare, ragazzi, meravigliosi. Queste sorte di scarafaggi, piovre, cose di questo genere. Poi spendo due potenziamenti, unità di potenziamento per prendere altre due unità. Quindi io mi preparo ad andare nella mia prima azione, nella mia prima era, con 5 scafandri o esoscheletri. Ho solo 4 personaggi, ma conto di prendere un personaggio. Mi restano quindi due unità di potere. Come dicevo, nonostante io abbia questo slot, questo esagono per l'esoscheletro libero, non posso prendere acqua. Questo è uno dei limiti della mia formazione. Ho fatto questo, adesso viene la warp phase, cioè la fase nella quale io posso chiedere al mio io futuro di inviarmi indietro qualcosa. E quello che io vorrei farmi inviare dal mio futuro è questo, è un assistente, perché l'assistente è l'unico personaggio che può andare in quest'area di gioco prendere un genio. Visto che io ho bisogno di ingegneri, ma non ci sono ingegneri qui, prenderei il genio che va poi a sostituire di fatto altri personaggi. Per chiamare indietro un assistente e farlo entrare nella mia falange di gioco, è necessario però pagare un'app. Benissimo, siamo alla prima era, possiamo adesso, dopo aver fatto tutte le prime quattro azioni delle fasi del gioco, concentrarci sulla fase delle azioni. Allora, parte ovviamente prima il bot e la sua prima azione è un numero 4. Quindi si sposta avanti il suo segnalino del numero 4 e si fa l'azione che si è appena lasciati, cioè un'azione di costruzione. Quindi il mio avversario piazza il suo esoscheletro sul primo esagono disponibile nell'area costruzione e secondo la plancia costruisce il suo primo edificio, che è un edificio di un power plant, una stazione energetica. Per andare a viaggiare nel tempo, prende quella fra le due che ha il maggior numero di punti, che è questa che gli dà 3 punti vittoria. Prima azione, prima costruzione. Visto che c'è il rischio che lui vada a costruire anche facendo 2 e facendo 3, e io non voglio farmi rubare cose, quello che faccio è andare immediatamente anche io a fare un'azione di costruzione. Mando un ingegnere, lo mando in questa area, devo per forza pagare un'acqua, ma avrò lo sconto di un titanio. E voglio costruire ovviamente il primo life support system, il sistema di supporto alla vita che mi darà dell'acqua, cosa fondamentale per me. Quindi pago un solo titanio perché il mio ingegnere prevede lo sconto di un titanio rispetto a due e piazzo il mio primo edificio nella mia plancia di gioco. Ora vediamo il bot che cosa fa. 4 di nuovo. Il bot in questo caso, ancora con l'azione numero 4, avanza e piazza un esoscheletro sul recupero uomini. Quindi andrà a reclutare il primo
disponibile, il primo personaggio disponibile sulla sua plancia, e il primo personaggio disponibile sulla plancia è il genio. Quindi prendo uno dei due geni e lo piazzo sulla sua plancia. Eccolo qua. Poi, in più, prenderà anche un punto vittoria, perché comunque questo bot potenziato 2.0 prende punti anche quando va a reclutare. Ora è il mio turno. C'è uno spazio reclutamento, ma non ho più acqua. Quindi la cosa che io farò, sperando che lui non vada a reclutare, vediamo se può andare a reclutare con le azioni. No, non ci sono reclutamenti perché io voglio questo genio, ma non ho acqua. Cioè, o meglio, soltanto un'acqua. Poi vorrei costruire un'altra cosa. Anzi, io vado subito a fare un'azione. Vado a fare l'azione di costruzione, visto che qui comincia a riempirsi. Ma forse ce la faccio lo stesso, perché lui può costruire due volte. Sì, sto guardando le mie cose. No, preferisco fare l'azione di reclutamento. Quindi, vado qui, pago un'acqua. Purtroppo la mia ultima acqua, pago la mia acqua per reclutare un personaggio e devo andarci, scusate, con l'assistente per reclutare il genio. Quindi io vado con il mio assistente, quello che è arrivato dal futuro, e vado con il mio assistente, prendo il genio, l'ultimo genio disponibile, lo piazzo nella mia plancia e prendo uno dei tre bonus secondo quello che è il mio desiderio. E il mio desiderio è quello di prendere due acque, quindi vado a prendere un po' di acqua che comincia già a scarseggiare, siamo solo all'inizio. Il bot, di nuovo il numero 4, quindi sposta il 4, è 3 volte 4 ha fatto, è vero che ha due facce che hanno il 4, quindi è un 33% di possibilità, quindi va a costruire una fabbrica, ha la possibilità di costruire due fabbriche, entrambe danno due punti. Prende sempre il bot la fabbrica inferiore, della offerta inferiore, diciamo così, del mercato. Quindi va a piazzare altri, va a prendere il suo bot e se lo mette qui come costruzione. Lui cerca sempre nella capitale, nelle azioni capitali, di prendere il primo posto, il posto del primo giocatore, perché di fatto ha un'azione in più. Adesso tocca a me e devo assolutamente mandare l'ingegnere. Anzi no, non vado all'ingegnere, no, vado con il genio, mando il genio qui a pagare un'acqua per fare l'azione di costruzione che devo fare assolutamente prima che me la porti via il mio avversario. Vado a costruire e vado a costruire questa fabbrica che un ingegnere e due risorse mi danno due unità di potere per i miei esoscheletri, cose fondamentali anche perché l'abilità del mio capitano, vi ricordo che è quella di scambiare acqua con power, unità di potere e viceversa. Quindi piazzo questa fabbrica che mi costa, ho mandato un ingegnere, quindi mi costa un titanio in meno, cioè invece di due mi costa uno, e un oro. Quindi ho già finito di fatto quasi tutte le mie risorse, ma ho piazzato due edifici. Non male, non male. Tra l'altro questo edificio fa parte anche della obbligatorietà per poter fare l'evacuazione da fabbrica. Va bene, sono pronto alla sfida. Tocca il mio avversario. Quindi il bot fa di nuovo per la terza volta 4 e quindi in questo caso nessuna azione per lui. Bene, nessuna azione per lui. Allora, adesso io ho due bot, ho due personaggi e ho due bot. Non so perché ho preso due bot, mannaggia. Ho fatto due edifici, ho preso il personaggio. Ah, ho due scienziati. Ah, ok. Allora andiamo bene, andiamo bene. Allora, io prendo il primo scienziato e lo mando qui per prendere un po' di risorse. E io direi di prendere il titanio assolutamente che mi serve e anche un oro che poi mi servirà per un'altra fabbrica. Quindi ho mandato l'esoscheletro a prendere materiali. Vediamo il mio bot che cosa fa. Di nuovo 4, mamma mia, pazzesco. Allora, andrà alla ricerca
di un genio. Cercherà di andare qui negli slot di reclutamento per prendere un genio, non può farlo, quindi deve, secondo il disegno, deve andare a fare un'azione di ricerca. Quindi l'esoscheletro va qui, va a fare un'azione di ricerca, non credo voi vediate il simbolo, ma è prima cerca di reclutare un genio, poi va a fare un'azione di ricerca, prende quindi il primo breakthrough e prende un quadrato di qualunque segno, non importa, e lo mette qua nella sua plancia. Questi quadrati saranno fondamentali per lui per costruire i suoi super progetti. Va bene, ha fatto la sua azione, adesso tocca a me e ho due personaggi. Potrei mandare lo scienziato, mando lo scienziato, sto cercando di capire se qualcuno torna indietro sveglio dei miei personaggi, nessuno torna indietro sveglio, perché va bene. Allora prendo il mio scienziato, lo mando qui perché mi darà tre acque, vedete, mi darà la possibilità di avere tre acque. E lo scienziato, se mando lo scienziato a fare questa operazione di recupero risorse, ne potrò avere quattro. Quindi faccio l'azione di acque, prendo un 5, scarto un 1 e ho fatto la mia azione. Soddisfatto con lo scienziato. Ho ancora un ingegnere e lo manderò proprio qui. Tocca però prima di me il mio avversario, che fa un 3, quindi si sposta con il 3 e va a fare l'azione di costruzione, ma non ci sono spazi liberi per poter mandare l'esoscheletro, quindi in questo caso non può costruire niente, semplicemente fa l'azione di prendersi un punto vittoria e quindi prende il suo secondo punto vittoria. È un'azione che è fallita, nel senso che non ci sono slot liberi per fare l'operazione, quindi in quel caso semplicemente avanza e non fa nient'altro. Io ho ancora un'azione che posso fare, metto il mio ingegnere qua sopra, pago due risorse che sono titanio e uranio, speriamo di fare la cosa giusta, e pagando due risorse mettendo un ingegnere qui posso prendere due unità di potere che sono fondamentali per me. Va bene, abbastanza soddisfatto, non posso più fare niente, ovviamente è il turno del mio avversario che fa l'ultima azione ed è il numero 2, prova di nuovo a costruire una fabbrica, ma tutti gli slot di nuovo sono occupati, guadagna ovviamente un altro bel punto. Questo, guardate voi quanti punti guadagna a prima partita, non avete idea di quanti punti guadagnerà. Va bene, io ho finito, lui ha finito, si fa l'azione di, la sesta azione, che è l'azione di clean up, l'azione di pulizia dei personaggi. Quindi si parte con la preparazione della nuova era e rivelare un nuovo progetto, che in questo caso è bello, lo stabilizzatore del continuum spazio, che mi dà la possibilità, oltre i 6 punti, di rimuovere 3 warp. Bello, molto bello questo, io direi di andare a puntarlo, di andare a puntare, di fare questo assolutamente. 2 titanio e 2 ori, ho pochissima roba. Va bene, ora è il momento dell'azione 2, che dalla seconda era sarà fatta, che è l'azione del paradosso. Quindi devo tirare il numero di dadi pari un dado, perché ho la maggioranza nella seconda era di paradossi. Non ho fatto però il tiro e mi sono dimenticato per il mio avversario quanti paradossi lui, quanti warp lui avrebbe messo. Io ne ho messo uno ma non ho tirato, quindi questo è il suo. Quindi anche lui ne ha uno, non ha fatto viaggi nel tempo, non ha fatto nient'altro. Quindi sia io che lui tiriamo il dado per prendere i paradossi da mettere nelle nostre plance. 3 paradossi faranno un'anomalia. Parte lui perché è il primo giocatore, quindi lui è un bel bianco, volevo ben vedere, e io invece mi vado a beccare un bel paradosso. Eccolo qua, lo mettiamo qui, paradosso. Poi, power up, di nuovo, andiamo a prendere i miei esoscheletri, i 3 che sono di base, visto che questa volta vorrei andare a prendere un po' di materiali, dovrebbe essere l'ingegnere, questo è il mio obiettivo, perché non ci sono progetti che mi entusiasmano, no,
C'è forse questo qua dell'acqua, forse l'unico è l'acqua che mi serve. Quindi, almeno un paio di esoscheletri vorrei averne in più. Quindi prendo l'esoscheletro numero 1 e l'esoscheletro numero 2. 1 e 2, eccoli qua. Lui invece ovviamente ha tutti e 6 a disposizione. È il tempo del warp. Quindi vediamo quanti ne manda lui di richiesta. Ma dai, ma che sfiga, due volte, che sfiga, che sfortuna, sì, sfiga per me. Mannaggia, due volte 0. Quindi lui non mette niente qua sopra. Io invece ci metterò, sto pensando se voglio qualcosa dal mio io futuro. Allora, sicuramente devo svegliare, quindi devo pagare 4 acque. È una bella botta, 4 acque. È una bella botta, 4 acque. Quindi potrei prendere, farmi mandare un po' di acqua dal mio futuro. Quindi piazzo giù questo segnalino, lo metto qui per farmi mandare un po' di acqua, almeno un paio di acque. Va bene, ho finito. È turno del mio... abbiamo fatto tutti e due l'azione warp, adesso è tempo di prendere azioni. E parte come sempre il mio avversario che fa un bel 5 e va a cercare di nuovo un breakthrough, va a prendere di nuovo uno strumento. Speriamo che sia un quadrato, ovviamente non è quello che io voglio, è un cerchio. Quando lui sono un, valgono un punto per uno, questi, e se ha tre diversi tipi diversi per ogni gruppo di tipo diverso sono due punti aggiuntivi. Quindi se prenderà un triangolo la prossima volta, per me sono guai. Quindi ha fatto l'azione di ricerca, si chiama, quindi tocca a me. Allora, tocca a me. Devo per forza fare l'azione gratuita qui, spendendo 4 acque, quindi ne ho 5, spendo 4 acque e risveglio tutti i miei, risveglio, motivo, diciamo così, questo è il nome giusto da indicare. Vado a fare un'azione di motivazione verso i miei personaggi ed è un'azione gratuita, spingo avanti il tratto della morale e ho 2 punti. Poi direi, come azione, non so se costruire, no, prima devo andare a prendere del materiale, quindi prendo il mio ingegnere che tornerà indietro sveglio o motivato, lo mando assolutamente a prendere l'unico titanio che è disponibile, quindi lo piazzo qui, faccio l'azione mandando il mio ingegnere e ho già finito il mio turno. Questo dado ritorna sulla plancia di gioco e adesso vediamo cosa fa il mio avversario. Un bel 2, cioè non fa nessuna azione. Bene, mi piace quando gioca così. E quindi mi dà un'azione libera. Allora, potrei andare a costruire. Potrei costruire qualcosa o cominciare a portarmi avanti con questa cosa qui. E mi serve un cerchio, un tempo. Quindi... vado con il mio scienziato, invio qui, pago un'acqua e vado a fare un'azione di ricerca anch'io, scelgo la tipologia che è l'orologio, quindi piazzo questo dado sul tempo perché voglio assolutamente il cerchio, eccolo qua, il cerchio con il tempo. Quindi devo tirare il dado sperando che venga il cerchio. E ovviamente non mi viene il cerchio, mi viene il triangolo e questo è un'altra delle fregature di questo gioco. Ho sempre un 33% di possibilità e ho beccato il triangolo. Va bene, mettiamolo qui e speriamo, poi dovrò rimandare un'altra volta un mio scienziato per fare la stessa azione. Ma ho ancora un pelo di tempo, mi sembra. Quindi ho mandato lo scienziato, ripristino il dado qui. Tocca al mio avversario che fa un altro 2 e anche lui va a reclutare, fare l'azione di reclutamento, non può reclutare geni qui, quindi non potendo fare l'azione di reclutamento dei geni va a fare un'azione di ricerca. Quindi già piazza il suo esoscheletro lì, tirerà il dado, non deve teoricamente venire triangolo, ma io sono sicuro che verrà triangolo. No, invece è venuto un quadrato. In ogni caso... sono punti per lui, quindi prende un altro breakthrough e prende un altro quadrato. Allora,
Adesso io... andiamo a costruire a questo punto? Andiamo a costruire un po' di acque o i passaggi nel tempo? Andiamo a fare passaggi nel tempo. Sì. Allora, ci vuole neutronio. Quindi, di nuovo un ingegnere, mando qui e prendo oro e neutronio. Quindi vado qui, prendo un po' di oro e un po' di neutronio. Torno dal mio avversario, due di nuovo, costruisce un elemento rosso, quindi va a piazzare il suo uomo qui, costruisce un elemento rosso, entrambi gli edifici hanno due punti, costruisce quello che è in basso. Quindi va a prendere questo elemento e se lo piazza nella sua plancia di gioco. Sono i laboratori questi rossi. Tocca a me. Allora, il tempo sta correndo. Io direi di mandare un assistente a reclutare qualcuno. Quindi prendo il mio assistente, vado qui e vado a reclutare un ingegnere. Quindi prendendo l'ingegnere guadagno il suo bonus, che è un'altra unità di potere. Va bene. Vediamo il mio avversario che cosa fa. È un altro 4, va a costruire ancora, mannaggia, va di nuovo a costruire qui e questa volta costruisce di nuovo una fabbrica e questa volta mi dà una devastazione perché prende questa che vale 4 punti. Mamma mia. Scusate, un laboratorio, non una fabbrica. Rosso. Quando becchi il 2 e il 4 che vanno in coppia è devastante quando costruiscono, Va bene. Ha fatto la sua azione di costruzione, in realtà lui deve andare qui, non qui. A questo punto forse è il caso che costruisca io. È il caso che costruisca io. E vado a costruirmi qui sopra, quindi mando l'ingegnere a costruire, pago un'acqua e l'ingegnere ha lo sconto di un titanio. E vado a costruirmi questa, indietro di due va, mannaggia poco, Quindi qui sì, forse ce la faccio, perché voglio andare a prendere questa. Quindi vado indietro, prendo questa che varrà 3 punti a fine partita, mi costa un neutronio, 2 titanio, ma ne pago solo uno, e l'ultima riserva di acqua che ho. Quindi piazzo questa qui e andrò indietro di 2 nel viaggio del tempo. Quindi potrò andare indietro di 2 ere, non di più. Quindi dovrò stare un po' attento. Ok, però ho fatto la mia azione, sono soddisfatto. Il Cronobot fa la numero 3 e viaggia nel tempo anche lui. Quando lui viaggia nel tempo, semplicemente avanza nel tracciato tempo, quindi fa il viaggio nel tempo e tira via il numero di paradossi che è presente nelle sue ere. Se è un'era, se ha presenti paradossi in più ere, scarterà quella nel quale ne ha il maggior numero oppure quella più distante nel tempo. Va bene, tocca a me. Ho ancora 3 personaggi e 3 luoghi, ma non credo di voler fare tutto. Allora, innanzitutto, allora, i due ingegneri tornano indietro svegli e questo non è male. Allora, direi di prendere il genio, mandarlo qui e guadagnare 3 acque, easy peasy, perché non ho già più acqua, quindi prendiamo un po' di acqua. Poi, bot, 2 di nuovo, il 2 qua sotto va a fare un breakthrough, ma non può fare breakthrough, cioè prendere altri disegni, cartoncini di forma cerchio, triangolo o quadrato, perché tutti gli slot sono occupati, quindi semplicemente si prende un altro punto e andiamo avanti con la carica dei punti, siamo già a quota 4. Bene, tocca a me e io manderei a questo punto, non so se mandare il mio ingegnere, posso mandarlo l'ingegnere. Mandiamo un ingegnere qui per prendere altri 2 di questi, ma forse non è necessario. Forse non è così necessario, forse è meglio tenermeli questi personaggi. Visto che comunque 3 tornano indietro già
svegli, quindi senza dover fare necessariamente questa azione. Sto pensando se mi fermo qui. Sto pensando se fermarmi qui. Sì, mi fermo qui. Non utilizzo niente, non prendo, quindi non spendo risorse. Perché avrò bisogno di risorse poi per comprare questo oggetto, ho bisogno di oro e titanio. Quindi mi fermo qui e vado a... Si ferma anche il nostro avversario, quindi andiamo a fare l'azione di recupero. Abbiamo fatto tutta questa azione, ovviamente adesso partono i paradossi. E i paradossi nelle due ere ce li ho soltanto io, tiro due volte il dado e qui ho la brutta impressione. Un paradosso. Due paradossi, quindi ne avevo già uno, sono tre e andiamo con la prima anomalia che mi vado a prendere e io direi di mettermela qui. Me la metto qui. All'anomalia, per chi non lo sapesse, mi dà meno 3 se rimane nella mia plancia a fine partita, ma avrò modo di pagare acqua e risorse per poterla togliere e ho detto che la piazzavo qua sopra dove ci sono gli impianti di energia per i viaggi nel tempo. Oh, allora, ho fatto l'azione paradosso, andiamo al power up, quindi prendo i miei tre esoscheletri. Allora, uno mi servirà sicuro per costruire questo, uno mi servirà sicuro per andare a prendere uno shape, fare un'azione di ricerca, un'azione di costruzione. Probabilmente dovrò andare a prendere dell'acqua 3, quindi spendo almeno un altro, il mio quarto, per prendere un altro esoscheletro, ma mi fermo qui. Non ne prendo ulteriormente, 1, 2, 3, 4, 5. Ne ho bisogno un po' qua, almeno 2. Quindi 4 negli esoscheletri, uno che vado a prendere, forse ce la faccio. Va bene, 4 calcoli, veloce, veloce. La power up è stata fatta, c'è la warp. Vediamo se lui manda a richiedere qualcosa, almeno stavolta ne prende uno. E io questa volta direi che non so se vado a prendermi neutronio, no, non penso che mi serve. Titanio, vorrei andare a prenderlo qui. Io voglio fare troppe robe. Sì, però ne prendo un altro. Vado a prendermi un titanio. Mi prendo un bel titanio. Oppure sì, un titanio, tranquilli, tranquilli, un nostro titanio. Questo. E me lo vado a prendere. Faccio questa azione, anzi siamo qua. Faccio questa azione perché se riesco a far sviluppare questo super progetto ne tolgo 3. Quindi toglierei tutti e 3. Quindi prendo un titanio che è sempre utile, sempre buono. Abbiamo fatto la war phase, adesso andiamo con le azioni. Parto ovviamente il mio avversario che fa un bel 4 e va a fare un'altra azione di ricerca. Quindi tira il suo dado ed è un triangolo, quindi ci stava, che prima o poi sarebbe arrivato il triangolo, quindi ha già fatto una trilogia, questi sono 5 punti per lui, quindi ha già fatto una trilogia. Va bene, tocca a me. Allora, visto che lui mi ha già occupato questo e ho paura, io lo devo costruire per forza adesso questo, quindi visto che ci sono sopra, posso costruire il super progetto. Andiamo prima a prendere il materiale, perché c'è poco titanio. Quindi mando un ingegnere a prendere due titani. Così glieli porto via tutto il mio avversario. Vediamo cosa fa lui. 4 è, vedete, non avevo dubbi che facevo un'azione di ricerca, di estrazione. Quindi anche lui va qui e va a prendere oro e materiali che gli serve, quindi oro, verde e oro. Quindi lui si piazza qui. Poi cercherà neutronio e titanio. Ok, tocca a me. Andiamo a reclutare? No, dobbiamo andare con lo scienziato. Sì, devo andare con lo scienziato. Quindi prendo il mio scienziato, vado qui. E vado a fare il tiro per un quadrato, non mi importa quale. Tengo il quadrato, non importa quale simbolo esce, perché ho bisogno, posso scegliere io. Quindi prendo un quadrato qualsiasi.
Così almeno sono sicuro di avere la combo triangolo quadrato. Sarebbe stato troppo rischioso. Quindi ho il triangolo e ho il quadrato e ho la mia casetta per poter costruire questo super progetto. Bene, sono soddisfatto. Tocca al mio avversario che non mi interessa... Oh, devo pagare un'acqua però, perché l'ho mandato qua. Quindi mi ero dimenticato di pagare l'acqua. 4 di nuovo, costruisce un edificio giallo e ci sono due edifici gialli, uno vale 2, questo vale 3, quindi lui costruisce questo che vale 3 e continua ad accumulare punti. Ora è il mio turno, posso finalmente costruire a questo punto, giusto? Allora, costruire questo esoscheletro mi costa 2 e 2, questo progetto ce l'ho 2 e 2, quindi mando un ingegnere. Mando qui dove c'è la costruzione e costruisco questo super progetto. Allora, mi servono un solo titanio in realtà, perché l'ingegnere mi fa lo sconto di 1. 2 ori, e li ho. E 2 forme, un triangolo e un quadrato, non importa quale disegno ci sia scritto sopra. Quindi io li vado a spendere molto volentieri. Non varranno, tolgo punti, ma ne guadagno 6 di fatto. E piazzo il mio super progetto, direi di piazzarlo qui. Direi di piazzarlo, però aspetta, è per forza. Perché qui no, perché devo prendere acqua, qua devo assolutamente fare 3 fabbriche, quindi lo devo mettere per forza qui. E se vorrei mai costruire questo coso qua, mi costerà un patrimonio, mamma mia. D'altronde, avrei dovuto mettere questo qui e questo qui, anzi faccio così, questo lo metto qui che è l'anomalia e questa la metto qui. Quindi pago i 2 ori, il titanio l'ho già pagato, ho già tolto i miei token triangolo e quadrato e faccio l'azione descritta, quindi tolgo 3 di questi miei cosi e sono stra felice, così almeno impara. E ho 6 punti a fine partita. Questa è una grande azione dal mio punto di vista. Vediamo il bot come risponde, che starà sicuramente fremendo e va a prendere del materiale. L'unico slot libero è questo, lui ha bisogno di titanio e neutronio, ma di fatto non può prendere niente. Quindi accumula semplicemente oro e di nuovo neutronio e uranio. Bene. Così non prende 5 punti a fine partita. È il mio turno, io ho ancora 2. Vediamo dove posso impegnare le cose. Allora, posso andare a prendere un po' di acqua? Sì, vado a prendere un po' di acqua. Per forza. Quindi mando l'esoscheletro con il genio trasformato in scienziato. Vado qui e mi vado a prendere 4 acque, quindi 5 meno 1 sono 4, anche perché poi dovrò svegliarli i miei uomini, questo intanto deve tornare indietro, dovrò svegliare i miei uomini. Vediamo cosa fa il bot, che fa l'azione numero 3 e va a costruire, un super progetto, quindi può costruire il super progetto, quindi prende questo, va a occupare lo spazio di costruzione, va a prendere il super progetto che gli dà più punti, quindi 6 e 3, prende questo progetto da 6 e se lo mette nella sua area di gioco e perde uno di questi. Va bene, non male. Si è appena fatto 6 punti, però non è male. Ok, tocca a me. Allora, io ho l'ingegnere e a questo punto manderei l'ingegnere spendendo 2 delle mie risorse. Spendiamo il titanio, va, che magari il neutronio mi serve. 2 delle mie risorse, 1-2, e piazzo l'ingegnere qua sopra per prendere 2 unità di potere. Va bene, si può fare, 2 unità di potere. Mi servono tantissimo. Ho finito il mio turno. E ora è il turno del bot, l'ultimo turno, che è il numero 4 di nuovo, va a fare l'azione di reclutamento. Quindi va a prendere qui e va a reclutare, l'ingegnere non ce l'ha, quindi in secondo c'è l'assistente, non può, va a reclutare l'ingegnere qua. Il genio ce l'ha già, l'ingegnere qua. Ok, abbiamo finito anche questa terza era, siamo quasi vicino all'impatto. Non mi sembra di aver fatto... Devo prendere fabbriche assolutamente adesso.
Quindi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso è il momento di ripulire tutto. Abbiamo rimesso gli edifici, dobbiamo rivelare il nuovo super progetto, che è questo. Oh, bello. Questo vale 6 punti, mi spinge avanti il morale degli uomini se utilizzo un assistente e un'acqua. Bello, bello anche questo. Prima azione, tocca al bot ovviamente che è sempre prima di me, quindi tocca a lui e fa l'azione numero 4, quindi va a costruire una fabbrica. Entrambe le fabbriche valgono 2 punti, lui prende quindi quella in basso e va a costruire la sua seconda fabbrica. Ai ai ai. Allora, tocca a me. Tocca a me. Azione libera. Pago 5 acque. Mamma che batosta. 5 acque per mandare avanti il morale e risvegliare tutti i miei uomini. Vabbè, adesso c'è un po' di uomini, eh. Ho i miei 3 ingegneri, 4 ingegneri, i miei 2 scienziati, forse per un paio di turni sono a posto, i miei 2 scienziati, il mio genio e il mio assistente. Va bene. Questa era l'azione libera. Ah, non ho fatto l'azione... aspettate. Vabbè, abbiamo già fatto questo, ma oggettivamente avrei dovuto fare un'altra azione, perché devo fare tutte le altre azioni. Devo fare l'azione paradosso, che non c'è, ma lui ce l'ha. Quindi tiro il dado del paradosso per lui e glielo do volentieri uno e glielo metto qua. Poi, il power up, quindi di nuovo prendo 3... e pago uno dei miei, delle mie unità di potere per l'esoscheletro, quindi vado avanti con 4. Poi il warp phase, non lo so se voglio fare un warp phase. Cos'è che mi posso far mandare? Un titanio? Visto che l'ho appena liberati, vado a prendermi un titanio. Sa mai. Quindi prendo il titanio, la war phase è fatta, vediamo lui quello che manda a prendere. Dai, fai un bel 2, ti prego. No, un 1, vabbè. Un 1 lui e un 1 io. Abbiamo fatto entrambe la war phase, adesso è le azioni. Quindi io avevo fatto le azioni gratuite di risvegliare uomini, ora tocca a me e vado a costruire una fabbrica. Cosa vado a fare? Una fabbrica, per forza. Anche se mi manca l'oro, quindi devo andare a prendere materiale. Ingegnere, invio il bot, prendo un oro e ovviamente un titanio. Per fare la fabbrica mi servono ori e acqua, quindi. Va bene, tocca al mio avversario. 4 di nuovo, azione vuota, quanto mi piace quando fa quell'azione vuota. Quindi adesso devo andare a prendere acqua e mando un ingegnere, che ne ho un sacco qui, a prendere, mi faccio dare, o meglio mandare uno scienziato là. No, meglio prendere 3 acque da qua. Quindi prendo un po' di acqua, qua con l'ingegnere mi prendo 3 acque. 1, 2, 3. Il mio avversario, il bot, 5. Va a costruire la terza centrale di potere, 2 punti la carta, la tessera sopra, 1 punto la tessera sotto, ovviamente si prende 2 punti, non era male neanche questa. Va bene, tocca a me e a questo punto vado a costruire la mia seconda fabbrica con il mio ingegnere, lo metto qui. E vado a costruire nel frattempo, no, non posso metterlo qui perché lui aveva già costruito. Tocca a me, devo spendere pure un'acqua per costruire. E vado a costruire la fabbrica che mi vale 2 punti, questa. La metto qui, uno sconto di titanio, quindi ne pago uno, un oro e 2 acque. Sono già di nuovo senza acqua. Mamma mia. Sono di nuovo senza acqua. Ok, però metto giù la mia fabbrica qua. Ok, mio avversario, questo almeno mi divenisse un war, il numero 3. Allora, lui prova a pagare un'anomalia, non ha anomalie presenti, quindi semplicemente si prende un punto vittoria. Eccolo qua, e siamo a quota 5 punti vittoria, quindi scambio questi per 5 punti vittoria. Tocca a me. Allora, andiamo... Queste azioni le faccio dopo.
Quindi andrei o a prendere un po' di materiale. Per la terza fabbrica mi servirà acqua, quindi sì, vado a prendere un po' di acqua con lo scienziato, mando lo scienziato qui e prendo quattro acque che mi serviranno di brutto. 1, 2, 3, 4. Quindi ho preso le mie quattro acque. Tocca al mio avversario. Il 3 di nuovo costruisce un edificio, può costruirlo ovviamente, piazza qua il suo esoscheletro e costruisce il suo terzo edificio con l'acqua. Due qui, quindi si prende questo. Il primo edificio con l'acqua in realtà, che è questo. Allora, io ho ancora un esoscheletro, cerchiamo di capire bene dove lo voglio mandare. Posso andare a prendere un po' di titanio, il che non è male, che mi servirà comunque per pagare qui. E c'era anche quell'altro, questo che mi serve. Io vado a costruire. Ma io lo mando a costruire, sapete che c'è? Sì, io lo mando a costruire. Guardate, prendo il mio ingegnere, pago un'acqua e vado a fare l'ultima azione di costruzione possibile, disponibile, e costruisco questo laboratorio con un uranio, un titanio e due acque, secondo me mi sto rovinando con le acque, e due acque, ma lo faccio perché secondo me è troppo interessante questo. Ed è questa, che utilizzando uno scienziato posso togliere un warp. Ed è forse una cosa molto molto buona. Sì, sono contento. Tocca il mio avversario. 4 di nuovo, va a reclutare un genio se è disponibile. No, non è disponibile un genio, quindi va a fare un'azione di ricerca. Quindi prende questo ed è di nuovo un quadrato e se lo mette qua. Va bene, e continua ad accumulare materiale su materiale. Va bene, tocca a me. Allora, io non posso più fare nient'altro. Ho tre personaggi che devo decidere come attivare. Allora, sicuramente mando lo scienziato qui per togliere questo ulteriore warp che mi impedirà, quindi non mi obbligherà a fare viaggi nel tempo all'indietro. Poi, di nuovo il bot, di nuovo l'azione 5, prova a costruire la sua terza fabbrica, ma non ci sono slot disponibili, semplicemente prende un punto vittoria. Di nuovo me. Anzi, scusate, di nuovo me, non lui, quindi potrei mandare uno scienziato qui, non ho risorse, non è che sono messo bene. Qui oro e acqua per punti, qui dovrei avere neutronio e due acque per eliminare questa anomalia fastidiosa. Devo per forza chiudere il turno perché non ho niente che posso fare. Non ho azioni gratuite sulle mie carte, quindi mi devo per forza devo obbligatoriamente fermarmi qui. Siamo alla fase dell'impatto, quindi avviene l'impatto, giro la tessera e si applicano tutte le cose che succedono al momento dell'impatto. Giro il foglio ed ecco quello che succede. Innanzitutto, il punto numero uno, devo girare questa tessera per dimostrare che l'impatto è avvenuto e la capitale sta andando a fuoco. Poi devo piazzare questi token su questi esagoni che andranno a coprire le azioni disponibili, quindi andiamo a prendere le azioni 1, 2, 3, 4, 5, questo per quello che riguarda questo gruppo, questo per quello che riguarda questo gruppo e questo per quello che riguarda questo gruppo, gli diamo una bella mescolata e questa darà un pagamento di un neutronio gratuito. Questo darà punti immediato per uno dei tre slot di edifici nei quali io avrò riempito. Quindi in questo caso, se dovessi scegliere questo, prenderò 3 punti vittoria immediati. Poi questi vanno via. Per quello che riguarda invece il reclutamento delle persone, vediamo quello che mi viene detto e scelgo questo. Vediamo per il reclutamento delle persone quello che viene scelto ed è un esoscheletro gratuito, questo non è male, e questo qui che è una doppia azione di reclutamento. Questa è una gran bella scelta, una gran bella opzione. Vediamo invece
per quello che riguarda la ricerca, che non so neanche se la voglio fare, due punti vittoria, beh questo non è male, sono due punti vittoria gratuiti e un'azione di ricerca in più. Questo potrebbe cambiare un pochino le carte in tavola, perché con due azioni di ricerca potrei veramente centrare l'obiettivo che desidero. Poi abbiamo fatto tutte le cose che riguarda l'azione 2, la fase 3 è quella di bloccare con questi esagoni i due spazi dei miei esoscheletri che non saranno più disponibili, quindi questi due esoscheletri non saranno disponibili. E infine l'obbligo permanente che deve esserci almeno un neutronio all'interno della riserva di estrazione. Quindi questo per quello che riguarda l'impatto che ho guardato. Avanziamo ora con la quinta era e vediamo quello che succede nella quinta era. I paradossi, stavolta sono rimasti solo paradossi per il mio avversario. Tira un bel, un bel 2, ma quanto mi piace, questa cosa qui. Si becca due paradossi, molto bene. E vengono tolti quindi tre paradossi. Ora lui si becca la sua prima anomalia. Anch'io ne ho una da tirare via. Quindi si prende l'anomalia, tira per la seconda era e aggiunge un altro paradosso. Bene, bene. Molto, molto bene questo. Ok, allora lui serviranno gli amministratori. Quasi quasi glielo vado a fregare. Ma adesso viene la power up phase. Io adesso liberi ne ho soltanto uno. Devo spendere tutti i miei... almeno sì, 4 li devo spendere per prendere ulteriori 3 esoscheletri per fare le mie azioni e devo ragionare con molta molta intelligenza, cosa che a quest'ora non so se è attendibile la mia intelligenza. Allora, ragioniamo. Parte lui, quindi c'è poco da ragionare. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, giusto? Ah no, il warp. Visto che comunque potrei mandare dietro qualcosa, io prendo un bel warp e sapete cosa mi faccio mandare dal futuro? Mi faccio mandare un bel esoscheletro. Guardate cosa mi faccio mandare dal futuro. Un bel esoscheletro. Attivo. Quindi io attivo un esoscheletro. Ah no no, sono già 4. No, 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 no. No, 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 no. E allora cosa mi faccio mandare? Un po' di acqua. Sì, mi faccio mandare 2 acque. Quindi tolgo l'esoscheletro e mi faccio mandare 2 risorse di acqua. Visto che ne ho poche, mi faccio mandare 2 risorse. Vediamo invece il mio avversario cosa si fa mandare. Anche lui 1. E quindi questo mi piace molto. Perché poi io tiro via questo e spero di fregarlo. Va bene, allora, parte il mio avversario. Allora, 4, va a cercare un genio, può andare a prendere il genio? Certo che può, maledetto, quindi si prende questo slot e si porta via il suo genio. Porca miseria. Va a cercare un genio. Va bene, allora... vediamo se posso fare questa azione io adesso, perché se lui prende l'assistente sono guai per me. E visto che a me servono, io mando il mio assistente, lo mando qui e vado a prendere un assistente, prendo il bonus, cioè una seconda azione di recupero e vado a prendermi uno scienziato, un ingegnere, mi prendo un ingegnere. Quindi mi prendo un ingegnere e un assistente con l'unico bonus, è quello dell'assistente, non quello dell'ingegnere, perché quella era un'azione semplicemente gratuita. E adesso ho un po' di personale, eh? Adesso ho un po' di personale. Va bene, ho fatto la mia azione, ma già 2 slot sono stati coperti, eh? Vediamo cosa fa invece il mio avversario, il numero 2, va a fare un'azione di ricerca, quindi si becca 2 punti vittoria. Quindi, no, lui non becca mai bonus, semplicemente copre le cose, ma sicuramente tira un bel triangolo. Quindi è un altro triangolo che va ad aggiungersi alla sua collezione di cose. Ne ha tante. Mamma mia, sono rimaste solo 3 azioni, eh. Quindi, tocca a me, ragioniamo.
Io ho bisogno di materiali, c'è poco da ragionare. Ho bisogno dei materiali per fare la mia terza fabbrica. Quindi vado qui, vado a prendere oro qui e titanio qui, per forza. Prendo oro e titanio con il mio ingegnere. Tocca il mio avversario che fa di nuovo 4 e costruisce, maledetto lui, va a costruire, bloccando questo, va a costruire una fabbrica gialla. Questa vale 4 punti, una... Ah no, ne aveva già 3, 1, 2, 3, quindi non può costruire più. Non può costruire più, ma blocca comunque l'azione. Quindi bloccando comunque l'azione prende solo un punto, ma mi blocca l'azione, che sta velocemente degradando questa cosa qua. Sta andando giù in maniera ultra veloce. Cavolo, devo costruire, assolutamente. Quindi mando il mio ingegnere per forza qui, costruisco, prendo il bonus di 3 punti vittoria per aver completato uno dei 4 slot, quindi prendo 3 punti vittoria, meno male, qualche punticino lo becco anch'io, 3 punti vittoria, vado a costruire, quindi a questo punto con il mio ingegnere, vado a costruire una fabbrica, non mi importa quella che è, prendo la fabbrica che mi dà più punti, che è questa, che ne vale 2. Pago un titanio, un oro e 2 acque e metto giù la mia terza fabbrica, così potrò fare la mia, me ne potrò andare, fare l'evacuazione. Va bene. Tocca al mio avversario, tocca al mio avversario e vediamo se va a costruire un disastro. 3. Fai viaggi nel tempo, quindi avanza qui e ritira il warp più lontano. Quindi questo. Ok. Tocca a me. Tocca a me, tocca a me. Allora. Cosa posso fare? Non è che ho tanta roba da fare, eh? Se vado qua chiudiamo la partita, perché non ci sono più esagoni. Ma voglio veramente chiudere la partita adesso? No, aspettiamo un attimino. Però non è che ho tante opzioni. Allora, posso sicuramente mandare il genio come scienziato per togliere questo. Quindi tolgo questo in maniera da non dover più restituire a fine partita. Tocca al mio avversario che fa il numero 3. Prova a costruire un super progetto. Porca miseria, lui ci riesce. Ho perso 6 punti. Quindi questo ci riesce, costruisce un super progetto utilizzando uno dei suoi breakthrough. Oh mamma mia. Questo non me lo aspettavo proprio. Non me l'aspettavo proprio. Avessi finito il turno non avrei perso 6 punti. Ma tant'è. Allora, vediamo cosa posso fare. Vediamo cosa posso fare. Posso finire la partita oppure costruire? No, non posso fare niente. Posso andare a prendere un po' di materiale. Ah, sì, lo faccio. Vado con il mio ultimo esoscheletro prima della fine della partita a prendere 2 titanio. Prendo il titanio perché con la combinazione con gli ingegneri può darmi i punti a fine partita. Tocca al mio avversario. Spero che non faccia l'azione di ricerca. Non credo che possa fare azione di ricerca. No, sono abbastanza tranquillo, va a fare invece un'azione di togliere, porca mia, porcaccia la miseria, di pagamento di 2 risorse per togliersi la sua anomalia. Quindi paga 2 risorse per togliersi l'anomalia. Quindi lui lo può fare, paga una o un neutronio che non ha o 2 altre risorse per togliersi l'anomalia. Quindi lui ha guadagnato 3 punti. Io mi fermo qui, assolutamente mi fermo qui, vado a prendere un po' di acqua, anzi. Eh sì, devo andare a prendere un po' di acqua. Quindi mando lo scienziato a prendere 3 acque, devo rischiarla. Prendo 3 acque perché sennò poi non potrò risvegliare i miei lavoratori per la fine della partita. Vediamo allora il bot cosa fa alla fine. Di nuovo il numero 3 va a costruire un edificio acquatico, ma si può andare a costruire, quindi va qui e costruisce un edificio di acqua guadagnando ben 3 punti. Ok, finisco il turno, assolutamente finisco il turno, mi fermo qui perché voglio fare le ultime azioni, almeno di prendere ancora un pochino di titanio, perché prendendo il titanio sono 2 punti per ogni titanio che prenderò, avendo 1, 2,
3, 4, 5 ingegneri, devo avere almeno 5 titani. Ok, ho finito. Stavo guardando che non posso prendere esoscheletri, ma a me servono almeno uno qua per prendere il titanio e forse uno qua, perché costruire, non penso voglio costruire, perché voglio eliminare anche questa cosa qui. Per eliminare quella roba lì ho bisogno di neutronio. Va bene, vediamo come fare. Ok, andiamo alla fase, abbiamo fatto la fase di pulizia, il gioco non è ancora finito, quindi andiamo alla preparazione dell'evento successivo. Quindi siamo a questa fase qua, alla sesta era, probabilmente l'era in cui si chiude la partita e si farà il conteggio finale dei punti. Andiamo a vedere quello che fa il bot per primo. Anzi, no, c'è la fase dei paradossi. Ah, la fase dei paradossi se li becca lui, eh. Tira due volte il dado. Quindi il primo è un paradosso. Dai che te ne becchi uno, dai che te ne becchi uno. Bello, bello, mi piace. Quindi si becca un'altra anomalia. E questa cosa mi piace assai. Boom, tienitela qua e non stressare la vita. Ok, fase di warp. Allora, io il warp la faccio, la fase di warp. E cos'è che mi faccio mandare? Beh, sicuramente... Faccio mandare stavolta sì un esoscheletro per forza. Lui invece cosa si fa mandare? Se ne fa mandare due. Questo mi piace assai. Bravo amico, bravo, bravo. Mi piace così. Uno, due, prendi anomalie, prendi anomalie. Quindi io mi faccio mandare sicuramente un esoscheletro dal futuro. Uno ce l'ho gratuito e ho solo due esoscheletri, che sono un po' pochini. Quindi faccio l'azione del mio capitano che spendo due acque per un power up, per un power che è un esoscheletro. Sì, lo faccio. Spendo due acque, lo voglio fare? Aspetta che ci devo ragionare. Sì, lo voglio fare. Due acque per un power up che spendo per un esoscheletro. Quindi ho i tre ultimi esoscheletri. Allora, abbiamo fatto il warp action, adesso c'è l'action round. Quindi parte ovviamente il mio avversario con un bel 4 e va a chiudere il round perché va a mettere proprio qui. Tira come al solito il quadrato per i suoi breakthrough, prende un quadrato e adesso è proprio l'ultimo turno. Questo è l'ultimo turno, me la devo giocare molto molto bene. Allora, io farei questo prima di tutto. Manderei un esoscheletro qui a prendere due risorse di titanio. E chi se ne frega. Il mio avversario fa anche lui un'azione di miniera, quindi scende qui, prende il verde e prende il neutronio. Gli manca solo il titanio anche a lui, eh? Se farà un'altra azione di miniera per prendere 5 punti e l'assistente, c'è tutto qua. Quindi devo decidere bene come usare gli ultimi due. Allora, mando l'assistente a prendere l'acqua e prendo tre acque con il mio assistente. Uno, due, tre. Vediamo cosa fa il mio avversario, il 5. Niente, non fa niente. Questa è una bella cosa. Quindi io adesso faccio l'azione gratuita di risveglio pagando 5 acque di tutti i miei personaggi e avanzo arrivando a 6 punti sulla mia partita spendendo 5 acque. Quindi i miei personaggi sono tutti svegli e devo decidere che cosa voglio fare, sapendo che questo esoscheletro mi servirà per andarmene via. Assolutamente, per fare l'evacuazione. Quindi potrei, no, esoscheletri, ne ho solo uno. Ho solo un esoscheletro, vediamo cosa posso fare. Sì, allora mando un scienziato qui per togliere un warp. Questo warp quindi lo posso eliminare e non dovrò pagare la penalità. Vediamo cosa fa il mio avversario che paga, che fa l'azione numero 4, quindi va a fare niente, va semplicemente a coprire questo slot, ma ha già tre edifici e
di elettricità, quindi semplicemente si prende il suo punto di fine partita, eccolo qua. Cosa posso fare io? Qua non è che c'è, non posso fare niente. Un'acqua per 2 ori, che cosa mi serve? Forse poi per prendermi un punto vittoria qui? Non è che mi interessi particolarmente. Forse potrei chiuderla qui. Non posso mandare esoscheletri a prendere materiali. Vediamo come posso prendere... ecco come posso prendere materiali. Lo faccio. Allora, prendo un assistente, lo metto qui pagando un'acqua per prendere 2 ori. Quindi prendo 2 ori con la mia fabbrica che ho appena messo. Vediamo il mio avversario che cosa fa. Il numero 5 va alla ricerca di un genio. C'è, quindi va a fare l'azione di genio, si prende un genio e se lo mette qui. Ok, quindi si è preso il genio. Tocca a me, io adesso pago. Non ho acqua. Va bene, posso ancora salvarmi. Pago, metto un scienziato qui e mi prendo 3 acque. Tutto questo per risparmiare 3 punti. 1, 2, 3. Vediamo il mio avversario cosa fa. Manda avanti il 3, fa un viaggio nel tempo, tira via questo warp e avanza qui. Ha guadagnato 2 punti il mio avversario. Io invece non ho più warp qua sopra, quindi io adesso a questo punto mando il genio qua sopra, mi tengo solo giusto tutti e 5 gli ingegneri che ho, mando il genio qua sopra che sarà, come dire, sacrificato. Pago 2 risorse e 2 acque per tirare via questi -3 negativi. Quindi faccio questa azione. Ciao genio, sei stato molto buono con me, sei stato bravo, ma ho guadagnato 3 punti. Di fatto ho tolto tutte le anomalie. Tocca a lui e sarà proprio l'ultima azione. Spero solo non vada a fare l'azione di miniera. No, va a fare... No. Può costruire? No, non può costruire. Meno male. Non può più costruire perché sono tutti bloccati, quindi si prende solo un punto, altrimenti avrebbe fatto un super progetto. E meno male, direi. Meno male. Quindi questo è 1-1, non ha fatto tantissimi punti, sono 9. Forse. Ok, la mia ultima azione è prendere l'ingegnere e mandarlo qui, quindi prendo il mio ingegnere, lo mando qui e faccio la mia evacuazione. Tocca al mio avversario che fa l'ultima azione... Fa una costruzione di un edificio rosso e riesce a prendere l'edificio che vale 3 punti. Quindi chiude con 3 punti. Finisce la partita. Bisogna ritirare tutti i lavoratori e si fa il conteggio finale dei punti. Questo è sveglia, questo è addormentato e qua ci sono i miei ingegneri. Vediamo che cosa abbiamo fatto come punteggio finale. Andiamo a fare quindi il punteggio io, lui, il mio avversario, e vediamo quanti punti abbiamo fatto. Stavolta mi sento un po' più sicuro, solido del mio personaggio. Penso che stavolta non sono andato così male, tanto vado a coprire l'evacuazione. Allora, andiamo a vedere punti sulle tessere. Allora, il mio avversario ha 3, 6, 8, 12, più 5 sono 17, più 9 sono 26, sembra una batosta di punti, 26 punti. Io invece, ne ho fatti non tantissimi, Allora, sono 2, 4, 6 e 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Poi, super progetti, lui ne ha fatti 12 di super progetti e io invece ne ho fatto un super progetto da 6 punti. Ok, le tessere negative, io non ho tessere negative, lui ne ha una e quindi sono meno 3. Mamma mia, sto scrivendo che peggio di così non si può scrivere davvero, Sto scrivendo malissimo, 12 punti, sono troppo molli queste cose qua. Ok, punti di viaggi del tempo, lui ha 6 punti perché ha viaggiato 3 volte nel tempo, io non ho viaggiato neanche una volta, molto bene. Poi, punti di morale, io ho 6, lui non ne ha. Quindi io ho 6, lui ha 0. Sono nettamente sotto. Poi,
Oh, di questi ne ha una marea. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 più 2 per la combinazione sono 7 punti. Poi, punti vittorie. 5, 6, 7, 8. Lui ne ha 9. Punti vittoria ne ha 9. Io ne ho 4. Devo sperare qua. Allora. Punti finali. Allora, io ne ho 5 per aver fatto l'evacuazione avendo 3 fabbriche e 10 perché ho 5 titani e titanio e 5 ingegneri che valgono 2 punti ognuno, quindi sono 10, sono 15. Lui ha fatto 0, io ho fatto 15. Non credo ci siano altri punti in giro. E ho il presentimento, non ho lasciato warp io, non ha lasciato warp lui, e ho il presentimento che anche questa volta ho preso una bastonata. Ho preso una bastonata anche questa volta, decisamente. Allora, stavolta ho fatto 20, 30, 45 punti. Niente, non è il mio gioco questo. 45 punti. Lui ne ha fatti 26, 36. 37, 38, 39, meno 3 sono 36, 45, 52. 45 e 52. Ho perso, l'altra volta ho perso di 17 punti, questa volta ho perso di 7 punti. Quindi dai, non è andato malaccio. Forse l'unica cosa che avrei potuto fare, non lo so. Non lo so, forse utilizzare più questa tessera di poteri per andare a prendere ancora ingegneri e titanio, forse era questa la combo che avrei dovuto fare meglio. Comunque, ho perso, ma non di tanto. Questo è il Chronobot 2.0. Insomma, che dire, il gioco è sempre bello. Ovviamente, dovendo fare il video, ho poco tempo, non mi metto troppo a pensare, vado un po' più a istinto e a braccio. Quando ho tempo di giocare, cerco di ragionare in anticipo sulle azioni, specialmente sui super progetti che secondo me sono eccellenti, ad esempio questo che mandava avanti il morale, quindi guadagnavo 2 punti più altri 6, sarebbe stato sicuramente qualcosa da provare a concludere, a fare. Va bene, ho finito quindi la mia partita. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace il canale iscrivetevi. Mi manca soltanto il Chronossus, il terzo bot di Anacroni, e devo dire che questo gioco, come sempre, è un gran, gran, gran bel gioco.